Nel centenario della nascita di Nelson Mandela, primo presidente eletto nell'epoca del post-apartheid in Sudafrica, si è tenuto un pomeriggio di riflessione e dibattito presso la nuova sede dello Europe Direct di Napoli. L'iniziativa, organizzata per celebrare la ricorrenza della nascita di Mandela, istituita nel 2009 dalle Nazioni Unite, ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla trasparenza Alessandra Sardu, insieme al console onorario del Sudafrica e dell'ambasciatore della Repubblica Sudafricana. Today Mandela would have been 100 years old. So we celebrate the centenary, we commemorate the 100 years. E oggi è una giornata importantissima perché celebriamo il centenario di Nelson Mandela e che il messaggio che noi dovremmo ricavare da questa giornata è che dovremmo vivere come Mandela ha fatto. Invece sembra che il mondo stia andando per alcuni versi in una direzione opposta verso razzismo, separazione e tutte queste cose. Cioè, oggi dovremmo dedicare 67 minuti del nostro tempo a favore degli altri, così come sono stati gli anni che Mandela ha dedicato a favore del suo popolo e di tutta l'umanità. L'evento rientra nel piano d'azione 2018 del progetto Europe Direct Information Center, cofinanziato dalla Commissione europea e gestito dall'Ufficio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace del Comune ed è organizzato in collaborazione con l'Università Orientale. La città oggi onora in modo molto forte i 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela e siamo molto onorati del fatto che l'ambasciatore del Sudafrica abbia scelto di venire a Napoli per questo giorno, qui in un'iniziativa organizzata dal Comune di Napoli, molto importante nella nostra sede, ma anche stasera con una manifestazione culturale di pregio nel cortile di Maschiangioino. E credo che sia importante ricordare figure così straordinarie che hanno pagato prezzi altissimi per difendere le libertà di tutte e tutti contro ogni forma di dominio. È una lotta così attuale oggi nella nostra Italia, nella nostra Europa, dove soffiano venti di razzismo e di xenofobia. Cerchiamo anche di capire che cosa sta accadendo in Europa, perché sappiamo che in Sudafrica, che è un paese che ha vissuto, ha sperimentato l'apartheid, che quindi è uscito dal dolore, è uscito da questi, dal razzismo, in realtà si sono verificati anche recentemente dei gravissimi episodi in cui i sudafricani, quindi di pelle nera, possono essere dei fenomeni di razzismo nei confronti degli africani provenienti dagli altri stati sempre dell'Africa. E ad ascoltare quei dialoghi di questi, dei politici, ma anche dei cittadini, della gente comune, ci siamo interrogati sul fatto, alle volte noi sentiamo le stesse parole anche nei nostri territori, e invece qual è il messaggio di Mandela? Il messaggio di Mandela è quello invece di andare verso un mondo della tolleranza, della convivenza pacifica.